Quindi in qualche modo il telecomando è stato una prima scintilla della televisione che in qualche modo aveva come protagonisti gli utenti, le persone. In Beh, questo caso chi paga certo. il canone? Beh, tu pensa alla differenza, pensa a noi due, no? Che insomma, più o meno negli anni 60 possiamo dire di aver visto un certo tipo di televisione. Noi Certo. mica potevamo scegliere, abbiamo visto la stessa TV dei ragazzi, abbiamo visto tu hai visto Rin Tin Tin, hai visto Lessi, abbiamo visto i sceneggiati, il Segno del Comando abbiamo visto Maigret, noi Studio 1 abbiamo visto, Walter Chiaccia, abbiamo visto delle cose che hanno visto tutti e se tu volevi vedere un'altra cosa non potevi perché non c'era. Quindi noi non potevamo scegliere, gli altri hanno potuto ma scegliere, pensa ai ragazzi appunto che sono nati nella metà degli anni 70 e che si sono fatti tutti gli anni 80 o 90 con tutti i canali. Infatti, e questo è stato quello che ha preconizzato poi quello che tu chiami l'età della gente, l'età Della gente comune? della gente comune, Eh che è sì. il Beh, Grande Fratello poi alla fine, giusto? diciamo che ci sono. Io avendo fatto per anni uno dei più noti common people show, e cioè sarebbe Forum, Sì. perché Forum è un common people show come altri programmi, comunque il genere al quale appartenevano i programmi di Alda De Usani, per esempio. Questi sono dei programmi comunque addomesticati, come diceva Beniamino Placido una volta, Sì. programmi pettinati. Allora, l'età della gente comune era l'età in cui, quindi risale agli anni 80 e va fino agli anni 90, in cui la gente, diventa protagonista. Però diventa protagonista o con casi veri, con storie vere, allora vedi Carlamba che sorpresa, Stranamore, Sì. quindi con storie vere in qualche caso, storie pettinate in altri, le cause di Forum che sono cause comunque interpretate da personaggi che non le hanno Però vissute. emblematiche. Esatto, è quello. Cioè la gente comune nel senso che è gente comune, è gente comune che fa questa esperienza, voglia di apparire tra moglie e marito con Barbareschi nei primi anni 90, gioco delle coppie, cioè la gente comune scopre che può andare in televisione. E allora lì siamo al famoso quarto d'ora di celebrità di Andy Warhol. Però la penultima età, secondo me, è quella che dicevi tu del Grande Fratello, che parte col Grande Fratello, ed è l'età della realtà. Allora, quando arriva il Grande Fratello e iniziano i reality e poi tutte le varie sottospecie, sottotipi di reality come il Celebrity Show e via Sì. dicendo, e poi si arriva al talent e Talenti. tutto il resto, quella è realtà, nel senso che è vero, ci sono i suggerimenti degli autori, è vero, vengono utilizzate le tecniche del professor Laborì, l'isola dei famosi, ti prendo, ti sottopongo a freddo, fame, stress, maltrattamenti, in modo che tu pianga, soffra, ti innamori, faccia un po' di scene e via dicendo, e poi alla fine, faccia spettacolo. Ecco, è spettacolo, c'è l'intervento degli autori, però quello che si vede è vero, cioè tu stai a guardare della gente tutto il giorno. Questa è l'età della realtà, che si differenzia dall'età della gente comune, perché la gente comune di Forum è gente comune che recita. La gente comune del Grande Fratello, almeno la prima edizione, recita ma fino a un certo punto, perché 24 ore al giorno non puoi recitare. Certo. Per arrivare ai giorni nostri, quindi dopo tutte queste stratificazioni geologiche, siamo arrivati alla televisione che è commistionata con il web, Esatto. che è quella che ci interessa particolarmente. Secondo te, che cos'è la televisione e il web che si incrociano? Beh, è tante cose, perché allora, intanto bisogna capire cos'è la televisione. Cioè, la televisione in sé è un elettrodomestico, se parliamo dell'oggetto, no? È uno schermo. Sì. Allora, lo schermo però
a questo punto è unificato, c'è uno schermo che può valere per la televisione, per i contenuti della televisione esattamente come per quelli del web o per qualsiasi altra cosa, dal DVD ai file e via dicendo. Quindi per esempio con un tablet tu puoi vedere qualsiasi cosa, puoi vedere il film, puoi vedere la televisione, puoi vedere tutto quello che c'è su YouTube, puoi vedere tutto quello che c'è su internet e sul web. Questo cosa significa? Significa intanto che hai eliminato la schiavitù del palinsesto, cioè a meno che tu non sia una persona anziana che non ha nessuna esperienza con la tecnologia, tu non hai bisogno di tornare a casa e di aspettare le 9 e 10 per vedere il tuo programma, te lo vedi quando vuoi, dove vuoi, nei tempi che vuoi. Poi hai altre fonti di approvvigionamento, tu sai dove trovare, io ho dei figli adolescenti, loro guardano le loro cose su YouTube, nascono delle star su YouTube. La Rai, per esempio, sta facendo dei programmi con conduttori nati e scoperti attraverso YouTube. Le web series, le web comedies cominciano a nascere in rete e poi a passare nelle TV tematiche oppure anche in quelle generaliste, ma non è questo lo scopo del web. Quindi ti fanno già investimenti grossi, usando grossi capitali, grossi attori e registi per fare delle serie che vanno sul web, perché il pubblico già c'è. Da noi ancora ce n'è poco, però vai in giro, tu ci vai per i festival e vedi l'enorme spazio che c'è per i prodotti web.